Il Forum europeo sulla fatturazione elettronica si sta occupando anche di eh, problematiche legate alla, allo sviluppo degli standard a livello europeo. In effetti ehm, ci sono molte attività in corso ehm, presso i vari organismi europei ed internazionali che si occupano di eh, normazione nel campo della fatturazione elettronica ed è importante fare in modo che queste attività possano essere eh, coordinate eh, in futuro. L'adozione di uno standard comune per la fattura elettronica permetterà certamente di risolvere tutti i problemi tecnici che esistono tuttora e che impediscono uno scambio efficace di fatture elettroniche sia all'interno di uno stesso paese o all'interno di comunità distinte o lo scambio a livello internazionale. Quindi come dicevo il Forum Europeo sulla fatturazione elettronica sta affrontando questo problema e dovrebbe ehm, sviluppare entro il marzo prossimo eh, delle indicazioni che dovranno essere ehm, quindi eh, recepite dalla Commissione per sostenere delle attività specifiche di eh, normazione che dovranno essere eseguite successivamente a livello di eh, organismi europei di, eh, di, di normalizzazione. Il discorso è complesso, ci sono molti attori che sono coinvolti, ma noi contiamo. Eh, grazie al supporto che viene fornito dai vari fori nazionali che si possano raggiungere dei risultati concreti. Eh, in particolare vorrei fare anche riferimento al contributo che il CB ha dato nel corso degli anni eh, sul dibattito legato agli standard per la fatturazione elettronica. Il CB è stato un attore molto attivo fin dalle prime iniziative della Commissione Europea del 2007, momento in cui si è creata una, una task force per affrontare, per cominciare ad esaminare le problematiche legate alla fatturazione elettronica, attività che sono state poi eh, seguite dalla creazione di un gruppo di esperti e sono state finalmente poi concluse dalla creazione del nostro Forum eh, Europeo sulla fatturazione elettronica.